Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere la formula del cambiamento di base. Come vedete la formula è molto semplice. Se ho il logaritmo in una base A di B e voglio scrivere tutto sotto forma di un'altra base, C, allora la formula mi dice che devo scrivere il logaritmo in base nuova di B, il mio argomento, fratto il logaritmo nella nuova base di A, la mia vecchia base. Andiamo come sempre a vedere un esercizio pratico. Supponiamo che voglia scrivere questo logaritmo, che è in base 2, nella base 10. Applicando questa formula devo scrivere il logaritmo in base 10 di 3, tutto fratto il logaritmo, sempre in base 10, della vecchia base 2. Ecco qua. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Ho questa espressione, ma non posso fare nulla perché per le proprietà dei logaritmi posso sommarli solo se sono nella stessa base. Noto che qui ho tre tipi di basi diverse, un logaritmo in base 4, uno in base 10 e uno in base 2. Decido di portare tutto nella stessa base. Per esempio, portiamo tutto nella base 2. Quindi questo logaritmo qui, applicando la formula, diventa logaritmo in base 2 di 10, tutto fratto il logaritmo in base 2 della vecchia base 4. Di nuovo, questo logaritmo qui, portandolo alla base 2, diventa il logaritmo in base 2 di 4, tutto fratto il logaritmo in base 2 di 10. Invece di dividere tutto per il logaritmo in base 2 di 10, quindi per questo denominatore, ribalto in modo tale da non avere una frazione a castello. E quindi questa quantità va al numeratore. E questo qui lo ricopio. Ora andiamo a risolvere i logaritmi. Il logaritmo in base 2 di 10 lo ricopio, mentre il logaritmo in base 2 di 4, 4 lo posso scrivere nella base 2 perché è dato da 2 alla seconda. E quindi, per le proprietà che abbiamo visto nel video precedente, ovvero nel video sulle proprietà dei logaritmi, sappiamo che il logaritmo in base 2 di 2 alla seconda coincide proprio con l'esponente e quindi fa 2. Per cui al denominatore scriviamo 2, ovvero un mezzo. Stessa cosa, il logaritmo in base 2 di 10 lo ricopio e 4 lo posso sempre scrivere come 2 alla seconda. Per cui anche qui il logaritmo in base 2 di 2 alla seconda coincide con l'esponente e quindi tutto questo fa 2. Per il 2 che c'è davanti, 2 per 2 è 4 e siccome è al denominatore lo scrivo come 1 quarto. E questo lo ricopio. A questo punto, siccome questi logaritmi sono tutti simili, ovvero abbiamo proprio lo stesso argomento e la stessa base, possiamo sommare i coefficienti numerici che ci sono davanti. Quindi un mezzo più un quarto più 1. Se facciamo l'MCM, tra 2 e 4 è 4, e quindi abbiamo 4 diviso 2, 2, per 1, 2, più 4 diviso 4, 1, per 1, 1, più 4 diviso niente, 4, per 1, 4. Quindi 4 più 3, 7, 7 quarti. Il risultato di questa espressione è questa. Ovvero 7 quarti è il risultato della somma dei coefficienti numerici che erano davanti al logaritmo e il logaritmo l'ho ricopiato. Ecco qua, da brava coach di matematica ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità, vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. Spero che questa palestra di esercizi, come piace chiamarla a me, ti sia stata utile per migliorare e allenarti. Continua così e vedrai che alla fine la matematica ti piacerà. Basta prenderla nel giusto verso e io ti aiuterò a farlo. Io sono Maria Tomassini e se sei nuovo su questo canale devi sapere che ho un motto ed è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Seguimi e ti farò diventare imbattibile.